mi si realizza. Ringrazio le sorelle della mia sororità, quelle che sono già in cielo e che non hanno aspettato tanto questo momento, ma non l'hanno visto, ma godono sicuramente con la beata, e quelle della terra che sono qui sedute accanto a me. Quest'estate ha regalato all'Italia sportiva molte emozioni. Anche noi avremmo voluto vincere una staffetta 4% velocissima, e così oggi avremmo festeggiato il primo centenario della beatificazione. Ma invece ci è stata consegnata un'estenuante finale che ci ha lasciate ai supplementari per circa 100 anni. I rigori sono iniziati 16 anni fa e ci hanno fatto vivere un'altalena di sentimenti contrastanti, speranze, delusioni, mentre dagli spalti arrivavano cori del tipo: come faranno quelle quattro donnette a portare avanti la causa? Sono così esaltate, è meglio non mettersi con questa causa. Che cosa può venire di buono dalle sorine di Napoli? Bisogna aspettare altri consensi prima di chiudere la causa. Ed ecco che all'ultimo dei rigori previsti, con le braccia alzate in cerca di giustizia, forti della preghiera, delle umiliazioni, dei sacrifici, dei risparmi di tante mie sorelle, abbiamo schiacciato con forza il decreto del miracolo attraverso le sue mani sul tavolo di Papa Francesco, che ringrazio dal profondo del cuore e al quale avevamo raccomandato questa causa proprio qui, in questa cattedrale, nel 2015, proprio in questo luogo qui. E così sono crollate le ultime resistenze. La beatificazione della nostra amata madre, Maria Lorenza Longo, è più di uno scudetto, di una Champions League. Posso solo paragonarla alla Coppa Intercontinentale, che ai miei tempi si chiamava Coppa Rimè. I club che vincono le coppe le mettono in bacheca, ben protette, come segno di orgoglio. La nostra vittoria oggi, invece, poiché siamo prima di tutto donne, cristiane, appartenenti alla Chiesa e non per ultimo monache cappuccine, speriamo possa essere un dono condiviso con quanti, tanti, qui presenti, o collegati con i mezzi televisivi e digitali in tutto il mondo, non sono spariti nelle curve di questa maratona, ma hanno riconosciuto il braccio potente di Dio nella vicenda.